sull'app Municipium, lo visualizzate lì, quindi sul sito anche istituzionale del comune. Il dato che risulta ad oggi è di 41 positivi, di cui 4 ospedalizzati, non 5. Ho avuto la buona notizia di una dimissione e quindi un nostro concittadino è tornato a casa e siamo felici di questo, lo salutiamo. E 70 soggetti totali in isolamento domiciliare obbligatorio. Questo è il quadro generale. Diciamo anche ora, aggiungiamo anche altri particolari. Da lunedì, quindi fate bene attenzione, da lunedì chiunque accede agli uffici comunali, questa è una misura già in atto in queste giornate, ma lunedì ci saranno delle misure implementate in maniera piena e capillare, quindi da lunedì chiunque accede agli uffici comunali sarà sottoposto al controllo della temperatura. In tutti gli uffici comunali, tutti gli accessi, quindi Piazza Duomo, biblioteca, museo, uffici di Via Garibaldi, tutti gli uffici saranno monitorati, saranno controllati, gli accessi saranno controllati chiaramente dal nostro personale. Quindi dai nostri uscieri, dal nostro personale dipendente, ripeto, ci sarà il controllo della temperatura, quindi qualora si dovesse registrare una temperatura da 37,5 in su, non, chiaramente il soggetto in questione non sarà fatto accedere all'interno degli uffici comunali. Ripeto, il monitoraggio sarà presente in tutte le sedi istituzionali del comune, in tutti gli uffici. Ancora, aggiungo un particolare, da questo momento si parlerà di interlocuzione programmata, e cioè ci si recherà agli uffici comunali solo ed esclusivamente previo appuntamento telefonico e o telematico. Questo significa che bisognerà prendere chiaramente appuntamento attraverso i contatti che sono recuperabili sul sito istituzionale del comune e questo chiaramente contatti che riguardano sia contatti telefonici che contatti mail dei vari settori del comune e questo al fine di evitare un afflusso esagerato di utenza all'interno degli uffici comunali. Chiaramente per quanto riguarda il rilascio di certificati e/o documenti avverrà a mezzo mail OPEC. Per chi non avesse queste possibilità di mail OPEC, si sta valutando anche il domicilio presso i CAF o i patronati. Chiaramente vi daremo a questo proposito delle informazioni più dettagliate, delle informazioni più precise, lo faremo attraverso tutti i canali istituzionali. Come avete visto, stiamo potenziando e lo abbiamo fatto all'indomani della mia elezione. La pagina Facebook del comune, tutti i canali istituzionali e i canali di comunicazione sono stati potenziati perché la comunicazione è alla base, del rapporto con il cittadino, quindi ci sarà massima comunicazione da questo punto di vista, e quindi avrete informazioni sicuramente e vi spiegheremo tutto nei dettagli. Oggi pomeriggio, anche a fronte di questo aumento di dati, ho riunito con urgenza il centro operativo comunale. A questo proposito voglio fare una precisazione, l'ho fatta già l'altra volta e la voglio attraverso un post, ma la voglio ribadire in diretta. La precisazione che voglio fare riguarda il ritiro dei rifiuti dei Covid positivi. Il ritiro dei rifiuti dei Covid positivi e quindi delle persone positive non è di competenza comunale. Quando io leggo spesso, mi capita, quando leggo post giustamente di gente, di cittadini che lamentano giustamente il mancato ritiro in alcuni casi dei rifiuti e leggo anche i commenti, cioè, chiaramente si pensa immediatamente alla figura del sindaco. Il ritiro dei rifiuti dei Covid positivi non è di competenza comunale, se ne occupa una ditta specializzata convenzionata con l'ASP. A questo proposito, in data 20 ottobre, credo, non ricordo esattamente la data, ma dovrebbe essere stata inoltrata in data 20 ottobre, ho inviato una nota all'ASP Palermo con la quale ho chiesto di attivarsi con estrema urgenza nei confronti della ditta in questione che si occupa del ritiro, lo ripeto, dei rifiuti dei Covid positivi, in modo che il servizio venga svolto correttamente e nei tempi previsti. Qui lo voglio dire, non è accettabile ritardo alcuno, i cittadini meritano un servizio eccellente e non sarà ammesso da parte della sottoscritta ritardo alcuno. Questo voglio che sia chiaro, l'ho ribadito, ho inviato una nota ufficiale, all'ASP, chiedendo chiaramente il controllo e il monitoraggio e di attivarsi nei confronti della ditta specializzata, ma intendo ribadirlo. Da parte mia il monitoraggio e il controllo sarà massimo e ripeto, non sarà più ammesso ritardo alcuno. Oggi, come sapete tutti, si è svolto anche il mercato. Ieri ho fatto una riunione con i rappresentanti delle categorie perché ho ritenuto opportuno non sospendere, il mercato, ma confrontarmi con loro, perché capisco che ci sono tantissime famiglie che vivono
che vivono di questo e quindi ho invitato i rappresentanti delle categorie ad un grande senso di responsabilità. Devo dire che la riunione è stata molto molto apprezzata. Abbiamo sottoposto un protocollo anticontagio che è stato chiaramente ripreso dal DPCM, nulla di più, nulla di meno. Chiaramente lo abbiamo attualizzato al nostro territorio comunale, protocollo che è stato inviato ai rappresentanti delle categorie ma anche a tutte le forze dell'ordine e che riguardava le misure da prendere e da adottare sia da parte chiaramente dei mercatari, ma chiaramente anche le misure da rispettare da parte dei cittadini che si recano al mercato e che devono farlo in assoluta sicurezza. Questo protocollo, lo ripeto, è stato sottoposto ai rappresentanti delle categorie, è stato inviato a tutte le forze dell'ordine e oggi il mercato, questa è una cosa che mi ha tranquillizzato assolutamente. Mi sono recata personalmente questa mattina presso il mercato cittadino. Il mercato si è svolto con grande regolarità. E voglio ringraziare, permettetemi, personalmente il Corpo di Polizia Municipale che tra tantissime difficoltà assicura quotidianamente un grande servizio, tra veramente tante tante difficoltà, perché come sapete il Corpo di Polizia Municipale è davvero decimato. E ringrazio personalmente anche i ragazzi di Fare Ambiente, l'associazione Fare Ambiente, perché sono sempre davvero sensibili a qualsiasi nostra esigenza o richiesta e garantiscono un servizio di grande qualità e di grande davvero eccellente, quindi li ringrazio perché li abbiamo sempre sempre vicini. Ringrazio chiaramente i mercatari, i rappresentanti delle categorie e i cittadini soprattutto che si sono attenuti responsabilmente a tutte le regole, a tutte le prescrizioni imposte. Questo ci ha consentito di svolgere il mercato settimanale in assoluta tranquillità, non sono stati registrati assembramenti, ripeto, non sono state rilevate da parte del Corpo di Polizia Municipale delle infrazioni, quindi davvero ringrazio tutti per la collaborazione che avevo richiesto ieri con insistenza e che devo dire si è rivelata oggi ottimale. Ancora, questo pomeriggio, dopo l'incontro con il centro operativo comunale, ho incontrato tutte le forze dell'ordine. È sempre un incontro assolutamente proficuo quello con le forze dell'ordine perché c'è grande collaborazione, grande spirito di collaborazione, veramente grande, grande unione, grande unità di intenti. Ho incontrato le forze dell'ordine e ci siamo confrontati sui livelli di sicurezza e di controllo, chiaramente, che sono già presenti e già esistenti sul territorio di Termini Imerese e anche ci siamo confrontati su quelli che saranno i giorni a seguire, i giorni a venire. A questo proposito, visto che ormai siamo arrivati al fine settimana, siamo a venerdì sera, voglio fare un appello e lo faccio ai giovani. Io invito i giovani ad evitare situazioni di assembramento, e questo fine settimana in prossimità, dei locali e in prossimità dei luoghi di ritrovo. Avete la fortuna, io dico così, la fortuna di avere un sindaco che comunque, mi rivolgo ai ragazzi, ai giovani, è giovane che comprende perfettamente le esigenze di ognuno di voi. Però chiedo ai ragazzi massima collaborazione, vi prego non costringetemi a disporre la chiusura al pubblico dopo le ore 21. Non costringetemi, collaboriamo perché sono, e questo lo devo dire ai ragazzi, io vado incontro alle esigenze di tutti, sono massimamente disponibile, cerco di contemperare e di bilanciare interessi che dico necessitano di un bilanciamento oggi più che mai. Però sono prontissima a prendere misure forti qualora non dovessero essere rispettate le regole, le prescrizioni imposte. Questo lo voglio dire. Quindi, ragazzi, collaboriamo, ripeto, non costringetemi a chiudere, a disporre la chiusura di vie, così come mi viene consentito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi massima collaborazione. E questo perché? Perché l'irresponsabilità di ognuno di noi, soprattutto dei giovani, di ognuno di noi costituisce una minaccia grave, una minaccia seria per i nostri cari, per le nostre famiglie, per i nostri amici. Quindi vi prego. Io ce la sto mettendo tutta. Sono le ore 20 e 27, come vedete, io sono sola all'interno del palazzo comunale. La sera praticamente chiudo io a chiave, dico con molta, ho le chiavi, quindi apro e chiudo. Quindi vi prego, ce la sto mettendo tutta, ma ho bisogno, lo dico sempre, del vostro aiuto. Quindi chiedo il rispetto, il continuo rispetto delle norme precauzionali, il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, quindi la mascherina. Vi prego.
Non facciamo che, dico, quando vedete il sindaco per strada o i controlli, avete la mascherina abbassata al mento. Sta mascherina al mento non funziona, dico, facciamocene una ragione. No, non costringetemi, non dovete fare che quando vedete il sindaco alzate la mascherina. Vi prego, massimo senso di responsabilità, perché lo dico, lo ricordo a tutti, ripeto, la nostra irresponsabilità costituisce minaccia gravissima per i nostri cari, per i nostri familiari, per i nostri amici, i nostri nonni, mamme, genitori. E papà, ancora, siamo ormai in chiusura di diretta. Un abbraccio fortissimo, lo voglio dedicare a quanti stanno attraversando, a quanti nostri concittadini, stanno a tutti i nostri concittadini che stanno attraversando un momento di particolare difficoltà, perché in isolamento obbligatorio, perché Covid positivi. A loro va tutta la mia, il mio sostegno, tutto il mio affetto. Sono con voi, siamo con voi e siamo sempre a disposizione per qualsiasi cosa. Io vi ascolto quotidianamente. Se anche non sono presente, molto presente con i commenti, vi ascolto, sono sempre disponibile e raccogliamo tutte le vostre richieste o comunque cerchiamo di farlo sempre. Chiaramente anche in questo caso, vedo tantissimi commenti, io li rileggerò tutti e cercherò di rispondere nel più breve, tempo possibile. Credo di avervi detto tutto almeno per oggi. Ripetiamo alla fine della diretta il dato di oggi di Termini Imerese: 41 positivi, di cui 4 ospedalizzati. Nel comunicato leggete 5, ma è arrivata la notizia di un dimesso, quindi di cui 4 ospedalizzati e 70 totali in isolamento domiciliare obbligatorio. Vi prego, collaboriamo. Grazie ancora per avermi seguito e io continuerò ad aggiornarvi costantemente e continuamente. Ancora grazie, io non ho finito di lavorare, quindi per stasera resterò qui ancora almeno per altre 2 orette. Grazie a tutti e buona serata.